abituati a dire che la politica è tutta cattiva e la società civile è tutta buona. Troppo non è così. Noi prima abbiamo parlato di un deputato regionale che è stato eletto con 10.000 voti malgrado fosse stato condannato per associazione mafiosa. 10.000 persone lo hanno votato, questo è un dato, ed era già stato condannato ed era ineleggibile, ed eppure è stato votato. E sarebbe interessante, per capire che cos'è la società civile, vedere come le transumanze fra i partiti portano i pacchetti di voti. Ci sono deputati eletti alla regione che hanno portato il proprio pacchetto di voti passando da partito a partito, anzi aumentandoli malgrado il cambiamento di voti. Questo credo che sia un problema di responsabilità della società civile. Fino a un certo punto poi la politica può fare qualcosa. Se in una realtà un soggetto si candida in una lista civica e malgrado tutto viene eletto, c'è un problema che a quella società civile non è stata affatto attenta. Quindi io credo che sia giusto chiedere una grande attenzione alla politica, ma forse dobbiamo chiedere anche a noi stessi di fare qualcosa in più quando andiamo a svolgere l'unico momento che ci dà dignità come cittadini, quello del voto. Allora, buono.